c'è l'accordo tra l'ASL e i medici di base che dicono sì alla somministrazione dei vaccini. L'intesa arriva dopo una serie di incontri, l'ultimo dei quali questa mattina presso la sede dell'ASL di Salerno, che si sono svolti negli ultimi giorni, arrivando finalmente a trovare una sinergia. I medici di base hanno fornito totale condivisione e collaborazione al progetto dell'ASL, sottoscrivendo alla presenza del delegato all'emergenza Covid dell'azienda sanitaria, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, l'accordo che a breve sarà operativo e che ha valutato, nel corso della riunione che si è svolta oggi, tutti gli aspetti con i rappresentanti dei medici di medicina generale, aspetti finalizzati all'organizzazione e all'avvio delle attività di vaccinazione. È chiaro infatti che non tutti i camici bianchi sono dotati di strutture idonee. L'idea di base è anche quella di poter utilizzare ambulatori dell'ASL dove non sarà possibile garantire tutte le misure di sicurezza idonee. Dallo stesso punto di vista, il piano valuta anche le tipologie di pazienti che possono essere sottoposti a vaccino dai medici di base, perché è evidente che se sussistono condizioni di fragilità o rischio grave è conveniente effettuare la vaccinazione in strutture specializzate anche ad affrontare eventuali emergenze. L'intesa arriva dopo momenti di frizione in cui si era registrato anche un braccio di ferro con i medici di base sulla questione delle iscrizioni dei vaccini sulla piattaforma. Oggi il coinvolgimento dei medici di base servirà certamente a dare un'accelerazione ulteriore alla campagna vaccinale in corso in Campania, che tra l'altro, come ha precisato ieri una nota della regione, ha raggiunto quasi 700.000 cittadini con il 90% degli over 80. Anche all'azienda ospedaliera universitaria Ruggi la campagna vaccinale, come ha avuto modo di confermare ieri il referente Covid, il dottore De Caro, prosegue nel migliore dei modi. No, è perfetta l'organizzazione, complimenti perché è perfetta, io mi rendo conto. Il problema è che le persone sono